Benvenuti qui a Piave TV e benvenuta con noi a Giovanna Digito. Grazie. Giovanna Digito è la direttrice del Teatro delle Arance, una nuova realtà artistica di Saint-Donat che però opera e svolge la propria attività in tutta la regione del Veneto, con particolare riferimento anche con Vicenza e Verona. Dunque, volevo chiederle come nasce questa idea del Teatro delle Arance, ma soprattutto da dove nasce questo nome? Allora, nasce dal fatto che io ho una profonda convinzione che il teatro fa bene all'anima, alla salute, alla persona. E le arance sono un frutto che fa bene, pieno di vitamina C. E poi è il colore del sole, è il colore della gioia, della speranza. E non ultimo, le arance sono il frutto degli innamorati. Io sono innamorata del teatro e non poteva essere diversamente. Teatro delle arance fa bene e ci si innamora. Una bellissima spiegazione, una bellissima idea, collegata a questo nome così originale. Ma com'è nata e da cosa è partita la volontà di avviare una nuova iniziativa artistica? Allora, io ho sempre fatto teatro da quando avevo 16 anni. Ricordo che ho iniziato con una piccolissima realtà di Musile, la bibliotechina, ma avevo proprio una ragazzina. Poi ho coltivato questa mia passione con varie compagnie sul territorio, con il mitico Tag Teatro di Venezia, con il quale ho fatto tournée importanti in tutto il mondo, in tutta Europa, dal Messico all'Egitto. Poi però io stranamente non amo viaggiare e allora più di 20 anni fa decisi di fermarmi con un caro amico e fondai il Teatro dei Pazzi. Un'avventura, una bellissima avventura che io mi porto nel cuore, ma da quest'anno, dopo 20 anni, ho deciso di intraprendere un nuovo Una viaggio. nuova avventura. Sì, che porta proprio l'etichetta e lo stemma della mia persona e quella del presidente che è Stefania Florian. E oggi questa realtà artistica come opera, come si esprime? Allora, noi abbiamo innanzitutto una scuola di recitazione per bambini delle elementari, per i ragazzini delle medie, delle superiori e poi 3 livelli, di teatro per adulti. Abbiamo anche la danza per bambini e la danza per adulti, ma poi ci sono tantissimi laboratori, stage, con materie specifiche sulla voce, sul corpo, sulla maschera. Ma più di tutto, Teatro delle Arance è una compagnia teatrale, una nuova e fresca compagnia teatrale che ha debuttato il 22 maggio di quest'anno con lo spettacolo I Promossi Sposi, che ho scritto e diretto e interpreto assieme ad altri 8 attori. Complimenti per questa sua attività e complimenti anche perché ha, come dicevamo, è una realtà, l'abbiamo chiamata realtà artistica perché proprio va a toccare varie forme d'arte, il teatro, la danza e appunto e si esprime su vari fronti. Attualmente appunto state realizzando la vostra attività si sta articolando su questi fronti, però avete anche in corso delle iniziative specifiche qui nel mese di novembre. Vuole parlarcene? Sì, allora noi, a parte questo spettacolo che le dicevo dei Promossi Sposi, che è una commedia divertente, esilarante, io mi occupo anche di spettacoli di narrazione a tema poetico e storico, per cui nel mio repertorio ci sono spettacoli come Lettere dal fronte che parlano della Prima Guerra Mondiale. E in questo spettacolo sono accompagnata dal mitico coro Monte Peralba di Saint-Donat di Piave. Poi, nel mio cuore c'è lo spettacolo di amore Altri strafanti, perché molti dei testi sono del noto poeta Evandro Della Serra, che purtroppo è venuto a mancare un anno fa, ma qui nel Sandonatese soprattutto è molto amato. E poi ho lo spettacolo Storie de Casa Nostra. Questi spettacoli di narrazione mi vedono sempre coinvolta in queste storie che riguardano la nostra tradizione e ho sempre dei musicisti che mi accompagnano con la musica che io amo e con i canti che mi sollevano l'anima.
una bella mescolanza di arti che appunto fa stare bene. Ma appunto, quali sono i prossimi appuntamenti che avete qui nel mese di novembre? Allora, proprio il prossimo fine settimana siamo il 17 novembre al Piccolo Teatro Don Bosco di Padova e il 18 novembre al Dina Orsi di Conegliano con i Promossi Sposi, chi volesse venire a curiosare, a vedere, a passarsi un'ora e mezza ridendo, vi aspettiamo. Se qualcuno volesse contattare la vostra associazione per avvicinarsi e per svolgere o comunque cominciare a fare arte, a fare teatro, a fare danza, come può fare? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere uno spazio nuovo proprio qui a San Donà, in via Maestri del Lavoro 42, presso lo spazio Zenith. Questo luogo, che ultimamente ha riempito le pagine dei giornali per le attività che sta proponendo, per i concerti e per la mitica inaugurazione che ha avuto, ed è uno spazio meraviglioso, luminoso, che profuma proprio di nuovo. Lì è il cuore della nostra attività, è il posto dove noi produciamo e dove noi apriamo la nostra scuola tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, a tutte le persone che fossero interessate ad affrontare questa nuova avventura. Chi volesse ci può contattare a teatrodellearance@gmail.com. E noi ringraziamo Giovanna Digito per questa interessante chiacchierata e ci rivediamo assieme al prossimo appuntamento. Arrivederci.